Non me lo sarei mai aspettato da te. Mai. In tutti questi anni tu saresti dovuta essere l'unica, quella perfetta, quella che mai avrei voluto cambiare. Ora che però conosco la verità, sincero, mi fai letteralmente schifo. Forse in tutto questo tempo ciò che ti ha salvato è stata davvero solo la tua bellezza. Stanchi di questa scritta? Hookies è il sito al quale rivolgervi per l'acquisto di videogiochi, software e soprattutto chiavi di attivazione per Windows 10 upgradabili gratuitamente a Windows 11. Vi basterà soltanto cercare il prodotto da voi desiderato e al momento dell'acquisto inserire il codice sconto WKPG che sta per hookies.dg per avere un ottimo sconto su un prezzo già abbastanza conveniente. Dopodiché vi basterà scegliere il vostro metodo di pagamento preferito e notare come l'ordine sia stato processato in tempi davvero brevissimi. Per attivare Windows vi basterà digitare attivazione nella barra di ricerca e seguire tutti i passaggi. Hookies, chi meglio di loro? Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G e oggi parliamo di qualcosa, come avete potuto capire dall'intro, che riguarda le vostre memorie RAM. Allora, partiamo dal presupposto che io nel mio PC ho queste memorie RAM, e cioè le G-Skill Trident Z-Neo, e c'è scritta qua una cosa, c'è il logo AMD Ryzen, perché queste memorie sono fatte per andare con il profilo XMP o AXMP a frequenza di 3600 MHz, latenza 18/22/22/42. Quindi sono delle memorie RAM che vanno a questa frequenza sui processori Ryzen e, sinceramente parlando, non è un tipo di memoria RAM che dà problemi. Cioè, nel senso, ha funzionato sempre a sta frequenza, non mi ha mai dato problemi, ha sempre funzionato bene. Fino a qualche tempo fa, perché qualche tempo fa a me è venuta la brillante idea di informarmi un pochettino sull'overclock delle RAM. Diciamo che l'overclock delle RAM può essere effettuato su due fattori base, fondamentalmente. Uno è la frequenza. Giustamente, quindi al posto di 3600 MHz, aumentare quella frequenza aumentando anche il voltaggio delle RAM, quello è un tipo di overclock. Un altro tipo di overclock che possiamo andare a fare è quello di andare ad abbassare le latenze CAS, cioè la CAS latency sta per Column Abstract Strobe. In pratica la CAS latency è il periodo di tempo che passa da quando il processore fa la richiesta di memoria, appunto, alla RAM e quando la memoria è disponibile per il processore. In quel caso, in quel periodo di tempo, noi abbiamo la CAS latency. Noi possiamo andare ad abbassare tutta la CAS latency, però c'è un problema, c'è un però. Il nostro abbassare le latenze o aumentare le frequenze della RAM dipendono in maniera, attenzione, totalmente intrinseca al chip. Che cosa significa questo? Migliore è il chip delle vostre RAM, migliore sarà l'overclock che potrete andare ad applicare, sia esso alle frequenze, sia esso all'abbassamento delle latenze. Adesso c'è un piccolo problema, e cioè per fare overclock alle RAM su un sistema Ryzen si utilizza un software chiamato DRAM Tuner for Ryzen, creato dallo stesso sviluppatore di Project Hydra e CTR, Clock Tuner for Ryzen. State vedendo sicuramente qualcosina a schermo, e in pratica con dei calcoli precisi che riguardano la frequenza, il tipo di memoria, di chip che voi avete, dato che sono anni che praticamente si fa overclock alle RAM, questo programma fa un calcolo delle latenze che voi dovreste andare ad inserire. E qui succede la cosa brutta, qui casca l'asino. Io non posso fare overclock alle mie RAM, perché andando ad utilizzare fondamentalmente due programmi che ci permettono di analizzare le RAM, uno è che va in maniera non troppo precisa a capire il nostro chip, cioè CPU-Z nella sezione memory, e l'altro è Typhoon Burner, che praticamente vi fa vedere ogni singolo aspetto, ogni singola caratteristica dei vostri banchi di RAM, ho scoperto che le mie RAM, che sono fatte apposta per Ryzen, un sistema molto molto sensibile al cambiamento delle latenze, all'abbassamento delle latenze, ho scoperto che sono fatte con un die di tipo C
creato da Samsung. Per chi non fosse pratico di binning delle RAM, il DAI di tipo C di Samsung è il peggiore che voi possiate trovare al momento sul mercato. Ci sono una marea di video su YouTube, che poi mi sono informato, perché quando voglio informarmi su qualcosa vado su YouTube e cerco video al riguardo. Ci sono una marea di video su YouTube di persone che cercano, anche esperti, gente che praticamente c'ha la mega collezione di RAM perché incentra proprio il suo canale su questo topic. Ci sono queste persone che non riescono a fare overclock a un DAI di tipo C di Samsung. Sebbene si aumentino i volt in maniera esponenziale, sebbene si cerchi di abbassare le latenze, il DAI C di Samsung non è assolutamente portato per l'overclock. O, se è portato per l'overclock, sono dei settaggi talmente estremi che io fondamentalmente non mi sentirei sicuro da operare sulla mia scheda madre. Adesso, dov'è che io mi arrabbio? Dov'è che mi sale il sangue alla testa? Se questa è la scatola della RAM, ok? Che mi dice è fatta apposta per Ryzen? Io mi aspetto che magari, sapete, il produttore, non il produttore, chi vende le RAM, chi l'OEM, quello che ci mette il dissipatore sui banchi di RAM, scriva da qualche parte, guarda, questa RAM è fatta con un chip di tipo B, C, D, E, S da parte di Samsung, oppure è prodotta da G-Skill, oppure è prodotta da Hynix, perché alla fine sono tre i produttori di RAM più grandi al mondo, Hynix, Samsung e G-Skill. Però non c'è scritto da nessuna parte. Cioè, ci vendono della RAM che potrebbe potenzialmente essere uno schifo, a meno che voi non la mettiate nel vostro PC, oppure andate a utilizzate appunto Typhoon Burner, oppure togliate il dissipatore dalla vostra RAM, e sui chip di RAM c'è appunto l'etichetta con su scritto il tipo di memoria RAM che monta quel PCB. Bello, vero? Lo so cosa state dicendo, questa è una finezza. Sì, fondamentalmente è una finezza, ma perché ci dovete nascondere delle informazioni che sono importanti alla fine? Nel senso, io so che ci sono RAM, ad esempio quella di Samuele, uno dei miei moderatori di Twitch, che con 4000 e passa megahertz di frequenza ha CL19 di latenza. Queste qui a 3600 hanno CL18. Vi fa capire che forse questo chip non è proprio dei migliori. Ecco, se praticamente l'altro banco di RAM è in frequenza molto più alta e ha comunque un CL molto vicino a questo. Dico questa cosa perché io, che fondamentalmente sono uno smanettone per il PC, se avessi saputo che questo fosse stato un DAI di tipo C di Samsung e l'avessi visto scritto da qualche parte, innanzitutto mi sarei informato prima. Avrei detto, porca miseria, ma forse questo DAI non è proprio dei migliori se poi voglio andare a fare del tuning in futuro. Magari cerco un altro tipo di RAM. So che le Patriot, per esempio, sono delle ottime RAM che hanno molto spesso dei DAI di tipo B di Samsung, e i B-DAI di Samsung sono tra i migliori per quanto riguarda l'overclock delle RAM, specialmente per l'abbassamento delle latenze. Il problema è che noi non possiamo saperlo. Questa è la cosa che a me fa incavolare, perché al giorno d'oggi 3600 MHz CL18 o 3200 MHz CL16 sono tra i banchi di RAM più comunemente sfruttati dalle CPU e più comunemente prodotti da Samsung, Hynix e G-Skill. Quindi non solo quando vogliamo andare a fare overclock dobbiamo stare attenti al produttore, perché ovviamente un B-DAI di Samsung magari non funziona come un altro DAI da parte di Hynix o da parte di G-Skill, ma oltre al produttore dobbiamo stare attenti al binning stesso del produttore. Quindi ora che lo so e voglio darvi questo consiglio, e avete bisogno di RAM DDR4, spendete 50 euro in più, cioè non prendete 3600 CL18, queste qui le Radeon Zinio non prendetele, ma non perché non funzionino, attenzione, queste qui messe in AXMP funzionano, vanno a 3600 MHz CL18, latenza 18 22 22 42, e funzionano, non, il PC non ha problemi assolutamente, perché appunto sono compatibili con Ryzen. Ma se voi andate ad abbassare le latenze sulle vostre RAM, credetemi che tutto il sistema risulterà estremamente più veloce.
C'è un improvement anche per quanto riguarda punteggi sintetici di benchmark, i videogiochi avranno degli FPS in più, la produttività può essere migliore, cioè c'è un mondo di performance che noi stiamo lasciando, a cui stiamo rinunciando perché non ci viene detto che questi DAI fanno schifo. Che dire? Io vorrei soltanto che i produttori ci dicessero che tipo di memoria è quella che stanno vendendo e non la farcissero soltanto di lucine belline, che per l'amor di Dio appunto sono belline ma non servono più di tanto. Adesso che lo so, credo che la prossima RAM che comprerò, possibilmente DDR5, sarà decisamente di fattura migliore e mi andrò a fare delle ricerche personali, ovviamente poi vi porterò qualche risultato in merito. Voi sapevate questa cosa? Fatemelo sapere nei commenti. Cosa ne pensate soprattutto di questo fatto? Cioè, sinceramente parlando, a me sembra davvero una presa in giro, perché voglio dire, io ci avrei speso pure 100 euro in più per delle RAM migliori che magari mi avrebbero permesso di fare un overclock o comunque di abbassare le latenze, perché raga, cioè, lo sappiamo, Ryzen, l'Infinity Fabric, il clock dell'Infinity Fabric, lo sappiamo come funziona tutta quanta l'architettura. Quindi dire che queste RAM sono perfette per Ryzen è una mezza verità. Sono compatibili? Sì. Sono perfette? No, perché non possono essere migliorate. E andiamo a pagare effettivamente anche un bel po' queste RAM quando li andiamo ad acquistare, solamente per il fattore estetico. Sinceramente parlando, sono abbastanza deluso da questa cosa. Ma ehi, c'est la vie. Detto ciò, vi ricordo di mettere un mi piace, iscrivervi al canale, accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del Punto di G e fatemi sapere la vostra. Ci vediamo al prossimo video, sempre qui sul Punto di G, sempre qui col vostro G. Ciao ciao belli!